Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube, è abbastanza interessante per iniziare una nuova settimana con speranza e fortuna. Vicino alla porta, dovresti ascoltare una canzone e goderti una tazza di tè. Inoltre, scegliere i tuoi vestiti preferiti non è una cattiva idea. Oggi è lunedì 14 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Sedotti e abbandonati per colpa di Venere. Tutta colpa di Venere e della Luna, ignava fino a sera in dodicesima casa se, nonostante l'immagine da stare e tante belle qualità, oggi vi ritrovate sedotti e abbandonati. Ed eccovi allo specchio, pieni di amici ma privi di corteggiatori o peggio ancora bistrattati da un partner menefreghista, alias Saturno opposto, che prima vi ha incendiato il cuore e ora vi cestina senza ripensamenti. Consolatevi col proverbio della nonna, chi non mi ama non mi merita, allontanando colui vi ha feriti per egoismo o superficialità. La solitudine, o la sensazione di essa, avrà un prolungamento, all'orizzonte non si prospettano novità di nessun genere. La condizione di restare soli non è del tutto negativa, potreste riflettere sugli errori passati e sfruttare questo tempo per rigenerarvi e crearvi un'isola felice, un porto sicuro. Oggi potreste avere qualche grattacapo di ordine economico o finanziario. Prima di mettere mani al portafoglio valutate bene quello che state per comprare o per pagare. Oggi la vostra mente e fantasia viaggerà sulle note di vecchi amori, mai dimenticati tornano a solleticare la vostra fantasia. In tutti i sensi. Perché pensate di averli dimenticati? Farai progetti per un viaggio o uno spostamento. Prontezza di riflessi. Speciali rapporti con animali domestici. Se avete bisogno di risolvere alcune questioni legali scegliete l'avvocato di fiducia solo dopo aver valutato in modo ponderato le sue effettive doti professionali. Periodo grigio per tutto in ogni caso, tutto vi appare sbiadito e incerto. Rimpianti per una persona del vostro passato, avrete la sensazione che qualcosa possa risvegliare una vecchia storia a cui pensate spesso. Fate bene ogni conto prima di affrontare qualche spesa consistente, mettetevi sempre nella condizione di poter disdire o rinunciare alla spesa se le vostre finanze dovessero sentire il colpo. Oggi Plutone sembrerà rallentarvi tutta la giornata, occhio a non perdere ulteriore tempo e soprattutto la pazienza. Quando lasciate dei vostri oggetti personali da qualche parte cercate di ricordare bene cosa e dove l'avete lasciato. Oggi siete particolarmente distratti e potreste smarrire qualcosa di importante. Non piangetevi sempre addosso, cercate di darvi le occasioni giuste prodigandovi di più e meglio. Sia in amore che sul lavoro state dimostrando tutta la vostra pigrizia. Nella serata cercate di stare accanto alle persone che amate, senza troppe storie. Tenete a freno la lingua in campo sentimentale, potreste dire cose che non pensate veramente. Il lavoro vi risulterà piuttosto faticoso, e avrete solo voglia di concedervi una vacanza. Sul lavoro c'è qualche ostilità da affrontare, forse un capo ostinato, qualche critica di troppo, discussioni da evitare con i colleghi impiccioni. Urano è ospitato in un segno di terra per voi tecnicamente ostile, il Toro. A partire dalla sera, sarete in cerca di un centro di gravità permanente, specie se siete nati nella seconda decade. Varierete i vostri interessi abituali riscoprendo vecchie passioni e colmandovi di nuove prospettive culturali e artistiche quest'oggi. Anche l'ambiente attorno vi sorride, Mercurio e il Sole, dai vivaci e socievoli gemelli, segno vostro alleato nella ruota dello zodiaco, vi donano nuovi amici. Marte è nel vostro segno, è arrivato il momento di lasciarsi andare all'amore con convinzione. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è interessante per chi vuole sperimentare novità. Con Marte nel vostro segno, lasciatevi andare all'amore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è buono anche per chi vuole provare qualcosa di nuovo. La vostra amicizia in questo momento, potrebbe essere molto importante per alcune persone intorno a voi. Difatti, ci potrebbero essere delle interessanti novità in alcune relazioni, che si potrebbero trasformare in altro.
In alcuni momenti, avete avuto la netta sensazione di poter essere in grado di dare una svolta significativa a tutto quello che vi circonda, ma non è ancora avvenuto nulla che vi possa far propendere per tale rivoluzione. Chissà oggi. Impigriti e assonnati per tutta la mattinata, magari persi dietro a un sogno romantico che non vi decidete a lasciare per paura di perderlo. Così racconta la luna cancerina in dodicesima casa, buona amica di Nettuno e di Plutone ma non del vostro segno. Perché si tinga di rosso, colore del fuoco e guadagni entusiasmo e calore, dovrete attendere il pomeriggio, quando ve la ritroverete in casa, a braccetto con Marte battagliero impulsivo. E allora sì che sarete voi a tenere lo scettro del comando. Amore ed Eros, con l'atteggiamento giusto anche le piccole incomprensioni si dissolvono come neve al sole. Dovete riconoscere che anche voi avete dei difetti e se gli altri ci passano sopra, a voi tocca fare lo stesso con loro. Un filo di gelosia non guasta, è un segnale di attaccamento amoroso. Cercate di non far venire fuori il vostro temperamento, espansivo e generoso sì, ma che, a volte, con una propensione a invadere gli spazi nel rapporto con la vostra dolce metà. Moderate l'esuberanza e vedrete che il vostro amore vi saprà apprezzare di più, legandosi maggiormente a voi. Lavoro e denaro, giornata a ritmo fiacco, in gita oziate, a casa ve la prendete comoda. Se un segreto vi pesa sul cuore non cercate scuse per liberarvene, avete promesso, perciò vi tocca conservarlo. Ecco finalmente l'opportunità che vi permetterà di chiarire alcune questioni. Non fatevela sfuggire, farete a modo vostro, magari anche alzando la voce e facendovi valere, ma raggiungerete il risultato. Dedicate questo lunedì, pur se consacrata al relax, a un'intensa fase di programmazione nel lavoro, specie se siete liberi professionisti. Studiate le vostre mosse con attenzione e, come abili giocatori di scacchi, preparate il classico colpo da maestro che metterete a segno nei prossimi giorni. Venere, dall'intuitivo Cancro, vi dona lungimiranza e vi fa evitare imprevisti sgambetti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 13 di agosto. Benessere, se al lavoro avete dato il massimo e nel weekend avete affrontato un trekking impegnativo, oggi vi sentite spappolati. Pazientate, la luna arriva tardi nel vostro segno, ma riconoscerete il momento dalla sferzata di energia, che trasforma il grigio in rosa corallo e la malinconia in speranza. Oggi ti sentirai solidale con i perdenti. Potresti anche sentirti così sensibile da farti ferire. Rafforza i meccanismi di difesa con misure protettive. Iscriviti ad una lezione di autodifesa. Per lei, oggi l'immagine diventa ossessione, più vi date da fare con l'attività sportiva per mantenervi in forma, più qualcosa si mette di traverso innescando una serie di piccole complicazioni. Per lui, grandi slanci nello sport e con gli amici, ma in famiglia c'è sempre da ridire, invasi nel vostro spazio personale diventate intrattabili. Colore delle emozioni, vermiglio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.